Credo che io mi arrendo perché voglio cercare di comprendere, di capire se siamo non so leggere, se sono un ignorante, se c'è da fare mano a questo mistero, come si dice, o seppure, oppure, diciamo, c'è qualcosa di incredibile che succede, che l'ipocrisia, ma non solo della politica, anche di qualche giornale taio, continua a imperversare e a cercare di deviare l'informazione, deviare le persone da quella che è una realtà. Specialmente poi detta da qualcuno che è stato anche addetto ai lavori o è addetto ai lavori o dagli addetti ai lavori, mi deve dare il peso di quello che ormai succede in questo mondo dell'ACSME. Noi parliamo dell'ospedale di Partinico, dove, tra le altre cose, il pronto soccorso è ridotto in una specie di deppetteana, cosa che non funziona completamente, perché vorrei spiegare a qualcuno che un ospedale che sta per ripartire non riparte dalle rianimazioni dove ce n'è ben 8 più 6, no Covid, non riparte da lì, ma riparte dal funzionamento di un pronto soccorso, dove ovviamente deve avere come corroborante i vari reparti di assistenza. Se un pronto soccorso, un CIAVE ortopedia, pediatria, non c'ha ginecologia, tutto l'apparato che poi ovviamente supporta quello che è un ricovero, chissà, è un ospedale ormai che non serve più a niente. A nessuno. Vi porto un esempio pratico, proprio parliamo da così. Mettete che una vecchiaretta si sderuba e si rompe un femore, che capita molto spesso. Se l'anziana ha, direi una parolaccia qua, la dico in italiano, se l'anziana ha fortuna e ci arriva una ambulanza con il medico a bordo di questi medicalizzati, e allora è sicuro che viene visitata, portata direttamente a Villa Sofia. A Villa Sofia va a aspettare mezza giornata perché ormai gli ospedali stanno scoppiando, ma Villa Sofia sta scoppiando perché non funziona Partinico, perché non funziona il cervello, perché non funziona l'ASP6, perché la Paragone se ne sta fregando. Cioè, dopo tutto questo, dico, a mezza giornata se ne esce. Se ha la disgrazia, non è fortunata e capita un'ambulanza del 118 senza medico, ovviamente il personale non se la prende la responsabilità di portarla a Villa Sofia e la porta a Paitanin. Fene io da Cristiano. Prima facciamo a cantare Granata, un sì. Poi a vedere se funzionano i ferri, un funziona l'attacco, un funziona la radiografia, un funziona, ci vuole la visita ortopedica. Viene posteggiata letteralmente 2 o 3 giorni stata a Nanagnone e finito. Ora, dica, è mai possibile che arriva un comunicato tutto enfatizzato che riattivano le 6 terapie intensive no Covid, però poi il nostro mente di luna non ha bastonata potente un netericeno? L'Istituto Superiore della Sanità ha individuato Partenico come uno dei 6 ospedali in tutta la Sicilia, quindi Partenico abbraccerebbe quasi 2 province, per Long Covid, cioè una casa di riposo, cioè tutti quelli che hanno problemi post-Covid verranno portati qui a essere curati. E dire che, cara dottoressa Paraone, piccole, cioè, ne spendiamo quante ghe perché adesso abbiamo capito che ci sono pure i trucchi. C'è il long Covid che viene in ospedale, ma c'è anche il post-Covid che qua a Partenico già abbiamo e che ci costa un po' qualcosa come 800 o più di 800 mila euro l'anno per ricevere persone con lo post-Covid. Quindi abbiamo un post-Covid o long Covid. Tutto quello che volete, spendiamo picciola a tinchite e
e ospedale è diventato una specie di fantasma di se stesso, restando quei posti ancora oggi che Covid non ce n'è quasi più, nel senso di ricoverati non ce ne sono quasi più, si manteniamo 89 posti Covid. Forse questi 89 posti diventeranno long Covid, e fino a quando non ci sarà, non l'abbiamo qui davanti, ci perdona il dottoressa Paroni, io vi riconsegnerò l'ospedale meglio di prima, ho comunicato stampa, scusate, al momento arrivavamo all'elezione, o se ne va Monzo Mese, o arresta, o se ne va lei, comunque una cosa succede, e a noi questa cosa non arresta anche la panza, perché questo ospedale ormai città la sentenza, fine, quindi non c'è nessuna soddisfazione, non c'è nessuno che se ne può pleare, e cortesemente tutti quelli che ora c'è la campagna elettorale, tutti chi si che offrono ora caffè, colazione, no? Abbracci e baci, siamo tutti amici, smettetela di dire è il momento di muoversi, è il momento di fare qualcosa, e ora ci pensiamo noi, e ora sa divento sindaco io, perché più fate così e più mi convincete che è il momento di scendere in campo proprio per spazzare via tutta questa ipocrisia.